Sei il terzo imperatore di Roma che ho servito. I parti stanno assediando le nostre legioni in Armenia e un durissimo inverno è in arrivo. Spera solo, imperatore, che il potere di Roma non sia unicamente nelle mani dei tuoi generali, ma sia anche nel cuore degli anonimi soldati che compongono le tue legioni. Gli sciiti hanno tagliato la nostra via di rifornimento. Abbiamo provviste per soli altri due giorni. Se il nemico non ci uccide per allora, lo faranno il freddo e la fame. Mi ha fatto chiamare, signore. Sei stato scelto per consegnare un messaggio al generale Corbulone. Attraverso la gravina. Una terra di nessuno, selvaggia, in balia di tagliagole e parti e sciiti spietati. Non avrei mai immaginato che il mio più grande avversario politico potesse diventare la mia unica via di salvezza. Quello che mi sta chiedendo è impossibile. Se qualcuno può avere successo, quello sei tu. Che gli dei ti proteggano, Moreno. Vai e corri e perdi fiato, come se Plutone in persona ti stia dando la caccia. Se sei un soldato romano, ti abitui ad affrontare le difficoltà. E quello che non ti uccide ti rende più forte. È diretto in Siria da Corbulone. Quel percorso è impossibile. Niente è impossibile se hai la volontà di sopravvivere. Gli uomini ridotti alla fame. I suoi mercenari che disertano. I nemici di Roma. Hanno circondato il suo campo. Perché non ha inviato qualcuno a chiedere il mio aiuto? Noi siamo già morti, Marcus, lo sai. Ma il cacciatore e la preda sanno che deve finire. Le truppe dovranno mettersi in marcia all'alba. Vediamo che sai fare, Romano!